Questo paziente ha subito un grave trauma della caviglia del piede sinistro, è un grave trauma che ha riguardato la parte interna della caviglia, tant'è vero che la caviglia ha subito un'esposizione, è uscito da questo lato il piede al momento del trauma. La tibia è uscita, qui si vede la ferita che ha avuto, quindi ha avuto un'esposizione, quindi tutta la parte interna dei tendini e dei legamenti è stata lacerata e poi riparata. Che cosa è successo? Il piede è rimasto deviato in valgo rispetto all'altro piede. Il piede destro è perfettamente sano. Ci fa da confronto, invece il piede sinistro è deviato in valgo a causa della lacerazione dell'apparato capsulo-legamentoso mediale. Quindi anche il calcagno non più trattenuto internamente è deviato lateralmente, quindi è un calcagno valgo. All'epoca del trauma si fece una frattura del perone, si vede l'incisione che è servita per mettere placca e viti del perone e il calcagno è voltato e deviato in valgo, quindi una lesione grave. Ora c'è il problema che la caviglia ha risentito di questo trauma e in un futuro questo paziente dovrà fare la protesi della caviglia. Ma noi siamo assolutamente contrari a fare l'artrodesi contemporaneamente alla protesi e assolutamente contrari all'accesso laterale. L'accesso laterale, come si vede, è già stato praticato, c'è una placca che noi non toglieremo e facciamo, pratichiamo, operiamo prima la sottostragarica, prima mettiamo in asse il piede, prima togliamo il dolore del seno del tarso e delle articolazioni del calcagno e solo in un secondo momento, voltatevi, faremo la protesi con un sano, anatomico, normale, regolare accesso anteriore. Quindi non possiamo andare a rovinare la parte laterale del piede che già c'è la placca, andare a togliere la placca, e rompere il perone di nuovo, mettere la protesi per via laterale, fare l'artrodesi lo stesso giorno della protesi. Tutte queste cose le rifiutiamo, non le facciamo. Quindi prima facciamo la nostra sacrosanta artrodesi della sottostragalica, il paziente guarirà dall'artrodesi, in un secondo momento metterà la protesi per la via anteriore senza disturbare una parte già operata, già guarita ancora con la sua placca per via laterale.